Sprigiona un cuore un po' incoraggiante, dai, dai, vieni, dai, fermo tutto e lo fermo bene. E così anche le fiamme, il fumo, le scintille del prossimo panevento non potranno che ricongiungersi a te. Tanta pace. È Don Fabrizio, amico di una vita, legare Fabio Gazzabin al simbolo di Arcade, quel pane vini in questi ultimi anni sospeso a causa della pandemia. Dolore, gratitudine, i sentimenti in una chiesa gremita di cittadini, autorità provenienti da tutta la regione, amministratori di ieri e di oggi, le fasce tricolori e la bandiera del Veneto. L'abbraccio è stato corale, ad attenderlo il picchetto d'onore delle associazioni del territorio. In consiglio comunale per quasi 30 anni, sindaco, assessore provinciale, braccio destro di Luca Zaia, uomo concreto e dai grandi valori, che però sapeva essere ironico e divertente. Un esempio, dice la vice sindaca Alessandra Cendron. Sei stato guida e sono sicura che da lassù lo sarai ancora. Vorrei concludere con una parola che usavi spesso tu, quando consideravi una persona in gamba, con le idee giuste e sempre sul pezzo. Oggi abbiamo perso un grande padano. Ed è un forte senso di integrità ad accomunare la vita pubblica a quella privata. Gazzabin lascia la moglie Marilena e le figlie Giulia ed Elisa. Sono loro a trovare le parole giuste. Ci sarebbero troppe cose da dire per descrivere la tua vita, ma forse il riassunto migliore è tra le strofe di una delle tue canzoni preferite, My Way.